grande viaggiatore, instancabile, scalatore di montagne, cosa rara per la sua epoca, erudito, proprietario di una biblioteca così grande che avanti negli anni la cedette alla Repubblica Serenissima di Venezia in cambio di una abitazione. Fervente religioso, cultore di Agostino, puntiglioso annotatore a margine dei suoi testi, professionista della scrittura, anche qui pieno di orgoglio, ambizioso, uomo ambizioso, riuscì ad essere incoronato in Campidoglio. Tutto questo e molte altre qualità, positive e negative, descrivono uno dei grandi del XIV secolo, Francesco Petrarca. Esattamente, Petrarca è stato il primo uomo europeo, non solo perché attraverso, diciamo così, la liberalità del cardinal Colonna ha potuto viaggiare per l'Europa, ritrovare i codici antichi, andando da Colonia a Roma, facendosi incoronare a Napoli e poi a Roma, scrivendo in italiano e in latino. Tanto Dante amplia e il panorama dei suoi interessi, degli argomenti trattati e della crudezza o sublimità della lingua col quale trattarli, tanto Petrarca è concentrato sul suo nord, tutto fa rientrare nel sogno o nell'ideale di Laura. L'altra cosa che abbiamo detto e che qui ricordo è come dobbiamo considerarlo questo Petrarca. Un uomo che chiude il Medioevo o un uomo che apre l'umanesimo e poi il Rinascimento? Ovviamente la risposta è ambigua, come per certi aspetti ambigua la personalità del poeta. Ognuno può dare la risposta che vuole. Un uomo a cavallo tra due epoche che guarda al passato e sicuramente lo recupera, ma è proiettato anche verso l'avvenire.